Ah, posso vedere anche i pensieri del gatto. Signora, mi sia distante, ok? Non provi a toccarmi. Pezzo di erba. Vieni qua a dirmi le ste cose, che c'ho la bocca piena. Non posso srugnarti. Ah, super quark, hai rotto le palle. Sono impegnato a procacciarmi il cibo e non rompere i maroni. Vai, sgraffia tutto. Fai vedere alla vecchia chi comanda. La bistecca, no, gatto. Datti una calmata. Ah, che c'è bisogno di buttargli giù tutto? Gatto, dai. Madre di tutti i conigli, è quello che cos'è? Salve a tutti, io sono DroneGamer e benvenuti su Copycat. Oggi il Telone diventa un gatto selvatico appena adottato da una tenera vecchina, a cui farò passare ovviamente le pene dell'inferno, mentre scopro i traumi della povera signora e cerco di capire la mia strada in questo pazzo mondo degli umani. Ma prima, un piccolo stacco pubblicitario. Signori, se siete alla ricerca di un gioco di ruolo multigiocatore free to play in cui divertirvi a combattere assieme a migliaia di giocatori da tutto il mondo, beh, lasciate che vi presenti Ion Classic, remake del famoso gioco che uscì nel lontano 2009, ma con tantissime novità come una grafica aggiornata, una riduzione dell'esperienza necessaria per livellare e varie migliorie della quality of life, nonché la fusione delle armi. Immergetevi nel gigantesco mondo fantasy di Atreia, dove potrete scegliere fra ben 9 classi ricche di skill da sbloccare, tra cui la nuovissima classe esclusiva di Ion Classic, ovvero la potentissima Revenant, che cambieranno il modo di affrontare le vostre future battaglie. E come non parlare delle meccaniche di crafting, come la cucina, la forgiatura, la sartoria e molto altro. Il gioco è in continua espansione con nuovi update regolari e potrete anche cimentarvi in epiche battaglie PvP e PvE, combattendo via terra o via aria, affrontando decine di mostri unici, magari in compagnia di una squadra di amici o di giocatori incontrati nei server internazionali. Create e potenziate il vostro eroe rendendolo unico e scoprite le centinaia di quest che vi faranno conoscere la lore del mondo, piegato nell'eterna battaglia fra Asmodiani ed Helios. Il gioco è già disponibile, quindi cosa state aspettando? Cliccate subito sul link in descrizione per scaricarlo sul vostro PC e preparatevi per una grande avventura, il mondo di Atreia ha bisogno di voi. Signori, e dai tempi del caro buon vecchio Stray, gioco di cui spero vivamente che facciano un seguito perché l'ho adorato. Quando l'abbiamo portato? Credo ancora 2 anni fa. Mi pare fosse il giugno del 2022, ci ho lasciato un pezzo di cuore su quel cocchio di gioco. Dicevo che il Telone non diventava più un gatto. Oddio no, c'è stato Little Kitty Big City che devo ancora registrare. Avevo fatto la demo e nella lista dei giochi da portare. Però sì, eccomi qua di nuovo nei panni di un gatto. Questa volta è dal punto di vista vero e proprio di un gatto e potremo influenzare il suo comportamento e molto altro. Quindi sono curioso perché già dal menu principale potete notare che sto spiando un altro gatto. Copycat vuol dire emulare prendendo anche la parte di una persona, cioè intendo sostituendolo nella sua stessa vita. Quindi cosa potrebbe mai andare storto? Ah, il gioco è in inglese, i sottotitoli sono in inglese, quindi a volte tradurrò io più o meno in tempo reale, a volte metterò i sottotitoli. Casa non è dove vivi, ma dove hanno più bisogno di te. Ci può stare in effetti. Miau cosa, arrivo un attimo. Adotta un amico. Ah, 5 giugno, sembra che stiamo andando ad adottare un gatto. Aspettate che è un po' che non utilizzo il controller per un gioco per PC. Maronneo, se andassi ad adottare un gatto con questi mega poster qua di lato mi verrebbe ansia, onestamente. Signora, deve essere molto eccitata, i gattini sono proprio là davanti. Oh, signore, lasci stare i gattini per i bambini. Ok, signora, non ci sono problemi, le mostrerò quindi i gatti più adulti. Scusi, signora, ma non l'ho già vista da queste parti o mi sbaglio? Non era venuta qualche settimana fa cercando un gatto che era scomparso? Oh, tesoro, non te ne farò una colpa se che mi hai scambiato per qualcun altro. Noi vecchiacce ci assomigliamo tutti le une alle altre. Signora, non l'avevo messa molto bene. Signora, guardi, deve solo arrivare in fondo al corridoio, sta bene? Sì, sì, sto bene, tranquillo. Non cadrò a terra mezza morta da un momento all'altro. Dio, non è che mi sembrava messa molto bene la signora. No, non posso farvi le vocine, ragazzi, perché è già tanto che io riesco a tradurre in tempo reale. Sì, ma questo è il corridoio più inutile della vita. Cioè, devi farti i chilometri per arrivare in sua stanza. Allora, abbiamo 6 gattini che dobbiamo scegliere. E dobbiamo scegliere quale sarà il nostro protagonista felino. Ecco qua, signora. Le piacciono? Non sia timida, avanti, su, si faccia conoscere tutte cose. Allora, vediamo un po'. Ma che carino. Sta cercando qualcosa in particolare, signora? Sì, effettivamente sì, Allora, possiamo decidere di adottare questo oppure di passare da uno all'altro per controllarli. Oh, questo ama un sacco il cibo, è proprio un mangione. Mi raccomando, non lo lasci da solo o se ne approfitterà. Poi abbiamo questo qua più scuretto, ma che carino. Questo è molto sano e carino, considerando soprattutto che è nato fra i muri di un appartamento. No, ma piccolo stellino, cosa ti è successo, santo cielo?
Qui abbiamo uno un po' più chiaro. Questa, guardi, miagola praticamente a qualunque cosa che si muove, uccelli, biciclette, anche il forno a microonde. No, io non voglio avere gatti rumorosi. Cioè, ti voglio bene, gatto, ogni tanto il miau va bene, ma gli animali ogni tanto rompono un pochettino le palle, voglio essere onesto con voi. Ma che bello che è questo. Guardi, a lei piace salire sugli oggetti quelli in alto e buttare di sotto le cose. Ho capito che sono gatti, ma noi mi è troppo voglia di adottarli. Anche questo è bellissimo. Questo ha un grande senso dell'olfatto. Probabilmente era un cane in una vita passata. Allora, sono un pochettino combattuti, in effetti, perché ce ne sono tanti che sono carini. Li abbiamo ovviamente vaccinati tutti e sono in forma sbagliante. I vecchi gatti tradizionalmente sono molto più difficili da gestire all'interno di una casa e tutte cose. Non sono fatto in tempo a leggere il resto. Signora, ogni volta che passo lei farà un dialogo, eh. Ah sì, ha detto, guardato che è un gatto adulto, non devi addestrarlo a usare la lettiera. Questo mi intriga, ma anche quello a lato non mi dispiace. Questo più giallino, secondo me, ci potrebbe anche stare. Quindi, va bene, adottiamo questo. E ce n'erano troppi che erano carini, ok? Quindi, è questo il gatto che vuole avere? Ah, sì, va bene, prendo questo. Sì, è esattamente il gatto che stavo cercando. Ottimo, questo gatto è molto vivace, ok? Quindi correrà in giro per la casa tutto il giorno. Signora, è sicura di star bene? Sembra un pochettino pallida, in effetti. In effetti non mi sento molto bene. Vorrebbe per caso sedersi, signora? Cerchiamo di non affrettare le cose. No, no, mi dia solamente un minuto. Guardi, adottare un gatto quando si è da soli è una grande responsabilità. Ah, guardi, non devo andare a giocarci avanti tutto il giorno, so gestire un gatto. Sì, sì, ok, ok, guardi, procediamo con le carte non appena è pronta. Ok, a quanto pare la signora si chiama Olive, non sto a tradurvi tutte le cose. Ottimo, allora la gatta è sua, ha trovato una nuova famiglia. Sì, l'ha proprio trovata. Ok, la signora almeno sembra contenta, non è una di quelli che adotta gli animali così perché si è svegliata quella mattina con un capriccio o con una voglia temporanei. Ah, oh, piccolo stellino! Mio Dio, mi sono fatto sgraffiare male una mano da un gatto in questa situazione. Tutto bene là dietro, gattina? Miau! Guarda, io credo fermamente che prima di giudicare una persona la devi conoscere a pieno, non sei d'accordo? Miau, che cazzo ti devo dire? Dammi da mangiare, umano. Ottimo, io sono Olive, credo che io e te diventeremo dei grandi amici. Il gatto dice, sì sì, umano, ti puoi fidare ciecamente di me e tutte cose, vai tranquillo. Ora, che ne dici del nome Dawn? Secondo me, penso che ti doni veramente un sacco. Beh, Dawn vuol dire alba, se ben ricordo. Il colore è anche corretto, più o meno, insomma. Oh, Dawn, mia carissima amicetta. Guardi, poteva anche chiamarmi Franca, signora, non si faccia troppi problemi. Ed eccoci, finalmente arrivati a casa. Non ci resta che esplorarla e ovviamente distruggere ogni singolo oggetto che incontriamo. Questa è la mia casa e adesso è anche tua. Ok. Sembra un'abitazione di qualche decennio fa, comunque abbastanza grande. Sei pronta a uscire, Dawn? Miau? Ok, ho il tasto del miagolio pronto all'uso. Oh, finalmente riesco a vedere. Ah, signora, tanti anni, avrà almeno una settantina abbondante di anni. Direi. Che cosa stai aspettando, eh? Sei solo lì a miagolare tutto il giorno e non fai niente. Ok, Maroni, quanto si brutta. Quanto è bellissima, signora. Non sono un gatto che giudica. Mi ha detto che qua siamo al sicuro, quindi non dico niente. Beh, non posso di certo fargli all'improvviso. Non voglio farti del male, ok? Che succede? No, non metta la mano subito, signora. Che faccio? Posso graffiarla o morderla? Posso scegliere di non far niente, signora. Guardi, mi costringono. Giusto una sgraffiata veloce, veloce, ok? Vabbè, normale. Questo non so cosa voglia dire. Probabilmente vuol dire non c'è bisogno che ti fai girare le palle così all'improvviso. Non so il linguaggio così specifico. Allora, vediamo di uscire e dare un'occhiata in giro. Signora, mi porti del cibo? È così che funziona con gli animali? C'ho un gatto che sta pattugliando la zona attorno a casa mia. Me l'ha beccato l'assistente. Ti vedo. E l'altra sera abbiamo provato a dargli da mangiare. E vabbè, ogni tanto gli butta una scatoletta. Il gatto c'ha paura. Ma il gatto sta benissimo, non c'ha il benché minimo problema. Probabilmente è un po' randagio. Qualcuno c'ha un pochettino di fame e tutte cose. Quindi appena possibile, appena mi avanza del formaggio, una scatoletta di tonno o altro, gli la sgnacco fuori. E vi sono tutti felici e contenti. Ok. Posso vedere anche i pensieri del gatto. Signora, mi stia distante, ok? Non provi a toccarmi. Perfetto. Ok, benissimo, perfetto, stai lontana. E possiamo finalmente nutrirci. Beh, controllala, che magari la vecchia si avvicina. Signora, le rubo la pensione? Le sgraffio la dentiera? Non mi faccio girare le palle? E vediamo di nutrirci. Ovvio, non ha la grafica di Stray. Questo è un piccolo studio minore, gente. Sarà un'esperienza più casalinga. Telefono! Telefono! Mi è scattato l'istinto. No, no, va tutto bene. Solo telefono. Corri, schiappa finché sei in tempo. Dove vado? Dove sto andando?
Don, Don, torna indietro. Sì, aspetta, spera. Signora, le viene un infarto se continua a correre. Già non era messo bene prima. Ok, qua sotto mi sento al sicuro. A quanto pare sono un gatto molto africano. Mi partono i momenti tribali, come potete notare. No, non metta la mano, signora. Già prima l'ho sgraffiata, non mi faccio di questi problemi. Ehi, mamma, sono io. May è la figlia, quindi. L'infermiera mi ha detto che sei stata mandata via dall'ospedale la scorsa settimana. Sono solo preoccupata per te, ti prego chiamami appena senti questo messaggio. Non riesco a tradurre tutto al volo, ragazzi, perché questo gioco non è pensato per chi non parla italiano. Don, ti va se ci facciamo le coccole? Mi piacerebbe avere un po' di coccole. Signora, mi dispiace, c'ho le risposte obbligatorie, te lo sogni? Ok. Signora, l'ha appena portato dal gattile. Sì, insomma, è anche comprensibile, in effetti. Ok, la signora si sta allontanando. No, è brava, è giusto non insistere. Se il gatto non c'ha voglia, aspetta che sia il gatto a venire da te. Tanto prima o poi lo prendi per fame, eh. Siamo onesti, anche i gatti un attimino più rompipalle. Prima o poi penso che si lasciano andare. Don, sveglia, sveglia. È quasi pomeriggio, è l'ora del tè. 5 giugno. Ah no, 6 giugno, 7 giugno, 8 giugno. Sono qua già da 3 giorni. La pappa è pronta. Dai, ormai dopo 3 giorni dovresti esserti convinta che l'umana è buona. Vai via o continuo a dormire? La ignoro completamente. Oh, avanti. Ti puoi fidare di me? La signora c'ha una grande e grossa pensione, gatto. Fidati. Se ti lasci in eredità la casa... non mi fido di nessuno oppure è quello che dicono tutti gli umani? Non mi fido. Questi maledetti umani? Oh, avanti. Impareremo a conoscerci pian pianino, ok? Signora, ma si è cambiata. È sempre gli stessi vestiti, porca la miseria. O mi sbaglio io? No, mi piace che i movimenti sono proprio da signora affaticata di una certa età. Ok, io vado alla farmacia. Vedi di non causare troppi problemi mentre sono via, va bene, Dawn? Sì, fidi ciecamente, signora. Al massimo un piccolo principio di incendio. Senta, signora, può chiamarmi con qualunque nome le pare. Io non me lo ricorderò e tanti saluti. Ok, quindi ora posso muovermi liberamente. Se posso vedermi e posso muovermi. Allora, vediamo un po'. Possiamo vedere di mangiare... questo cibo, che spero sia roba di qualità, signora. No, le piscio sulla dentiera io, non mi faccio problemi, eh. Sono un gatto di un certo livello culturale e ho ancora fame. Vediamo di trovare altro cibo e riempiamo questa ciotola. Ok. Allora, madonna, che prospettiva strana. Libertà! Ma come? Ah, eccoci qua nuovamente. Nuova casa, nuove regole, nuove persone. Ah, quindi è un gatto che è stato già adottato in passato. Vediamo un po'. Ciao, Rembrandt. Ok. Non penso che il gatto dovrebbe avere una tale conoscenza dei nomi degli artisti umani. Ma insomma ci siamo capiti. Vediamo un po'. La signora quindi dipinge. Oddio, dire dipingere è un eufemismo, eh. Ah, i gatti quindi sono daltonici. Non ne sono proprio sicuro. Vediamo un po'. Mi ricorda qualcosa, ma che cosa? Ah, mi ha già fatto un quadro. La signora si presa. Uccello, uccello, c'è l'uccello, c'è l'uccello del manga. Maledetto uccellaccio, prima o poi, quando si mettono in parte alla finita a fare me. Che non mi ricordo il motivo per cui lo fanno, ma mi fa sempre morire quando si mettono lì. Ma vabbè, dettagli, allora. Oh, oh, ok, vedo che il mio fiuto mi sta conducendo dritto, dritto. Oh, c'è cibo sul tavolo, aspetta. Oh mio Dio. No, che succede? Un partite cosa all'improvviso? Ok, molliamo questa fetta di pane nella mia ciotola. Il gioco si è triggerato malissimo. Perché queste musiche tribali? Ah, perché sono un gatto un po'... non dico randagio, ma... un pochettino ferale, un pochettino selvaggio, selvatico, se vogliamo essere onesti. Non sapevo che i gatti riportassero le robe nella ciotola. Ok, questo non è male, ma dove potrei trovare dell'altro cibo? Ah, siamo in Australia! Ho sentito il rumore di quell'uccello tipico dell'Australia... se tra una chiacchierata mia e l'altra lo sentite di sottofondo, lo riconoscete. È un uccello abbastanza rumoroso e fastidioso. Allora, diamo un'occhiata anche al salotto. Signora, ma c'è cibo dovunque, lei. Cos'è? Chi è che lascia un cosciotto di pollo? Che succede? Partito il servizio nel frattempo. Sembra essere ancora in buone condizioni. Are similar to that of the common house cat. Ok. Their claws play a key role in bringing down prey. Ce la faccio? Ce la faccio? Mi dia mezzo secondo. Ecco qua. Dai che ce l'hai, dai che ce l'hai. Spacca fuori tutto, ovviamente. Ok, potevi portarvi anche l'altro pezzo, no? Ha preso la carne, ovviamente. Il piccolo bastardo maledetto. A posto. Che spavento! Mi ero dimenticato del televisore.
Non mi aspettavo che ci fosse Super Quark a fare la telecronaca. Però sì, che io sappia, di solito i gatti mangiano sul posto o trovano un posto tranquillo al riparo da altro, vi dicendo, in modo tale da potersi nutrire senza alcun pericolo. A posto, e siamo a due. Perfetto, ce ne manca ancora uno. Ah, gatto non si accontenta? Ciccio, guarda che mi sembrava che la vecchia ti avesse dato ben da mangiare, eh. Ok, vediamo un po' cos'altro c'è oltre al salotto. Big cat refers to any of the five living members of the genus Panthera. Ok. Including the tiger, lion, jaguar, leopard and snow leopard. Molto interessante. Feline types are comparable in structure and behavior. Sì, guardi, dovrei andare avanti col video, porti pazienza. Mi piace che il gatto dice: sto tornando a casa, cugino, aspettami. Gatto, sei un pochettino confuso, capito, cugino, e tutte cose. Oh, c'è una scatola, è fatta. È un sogno che diventa realtà? Ok. Wildcats have eyes designed for hunting. They use their peripheral vision to stay alert. But their main focus is always directly in front of them. Sì, infatti di solito non stanno molto attenti a quello che... They can spend hours waiting for the right time to strike. But today, it seems there's no gazelle. Non è l'ambiente giusto. Dicevo, di solito se gli arrivi da dietro sono abbastanza distratti. Cioè, se non l'hanno sentito con le orecchie, ma di solito li riesci a fregare facilmente. Allora, qua sotto non mi sembra di vedere cibo. Facciamo un salto veloce al piano superiore. Ah, c'è il telefono che suona, ok. Vediamo un po', potrebbe essere la camera della vecchia molto probabilmente. Mamma, sono io, smetti di ignorare i miei messaggi e rispondi il telefono. Non mi frega quanto ti senti indipendente. Ascolta, dobbiamo sistemare i prossimi passaggi visto che sei andata via dalla casa di riposo. Chiamami di nuovo. Ah, in quel senso è tornata a casa. Credevo che l'avessero mandata via proprio da un ospedale o altro. Sì, ma la vecchia non è messa bene. Vuole essere indipendente, ma in questo caso... Beh, gli posso sgraffiare... Volevo sgraffiargli tutto il letto? Così morbido. Deve essere cotone egiziano. Il gatto che si intende di tessuti no, mi pare un po' eccessivo. Ma che stanno coso per farsi le unghie? No, direi che la signora c'ha problemi di polmoni, carenza d'ossigeno e via dicendo. Qualcun altro è stato qui. Beh, mi sa che non siamo l'unico gatto che la signora ha avuto, è abbastanza ovvio. Che bello, quando hai controllato il livello della batteria prima di iniziare a registrare, ti diceva 60%. No, il controller è scarico dopo 20 minuti, Windows. Ottimo, ho dato da mangiare anche al controller e... Sì, ok, il controller sembra essere a posto. Allora, ritornando a noi, stavamo cercando del cibo? Bella casa grande, in effetti, eh? Ah, è lì che sto andando io, sì, fidati. Sei in Australia, ho capito che c'hanno zone un attimino particolari. Beh, se io volessi rimanere in questa casa, direi che quello è il posto perfetto per il mio letto. Potrebbe ancora accadere, il gatto, nessuno dice che te ne devi per forza andare. Lui è uno spirito libero, dannazione. Aspetta un secondo, sono poster di un gatto, la mia impressione, vediamo un po'. Qualcuno ha perso un gatto. Oh, si prega di chiamare Olive, quindi io sto rimpiazzando un altro gatto che è scomparso. Ah, ecco perché lei all'inizio ha detto sto cercando un gatto molto specifico. Ok. Mi domando a chi appartengano tutte queste cose. Vediamo un po', ho trovato il bagno. Vediamo se mi spavento della mia immagine riflessa. No, non mangiarlo! Ah, perché io penso che sia l'altro gatto che sta per mangiare il cibo. Ok, almeno siamo riusciti ad individuarlo. Vecchia, ma c'è cibo dovunque. Che cazzo non l'ho trovato? Non vedo l'ora di mangiare questo all'interno della mia ciotola. Perfetto. Ma è una mia impressione o sta casa sembra più grande di quella che è? Voi direte, Lone, è la prospettiva di un gatto. No, ma mi sembra che la proporzione delle stanze stesse sia un attimino fuorviante, ma sì. Aspetta che l'ho visto. Pezzo di erba. Vieni qua a dirmi le ste cose che c'ho la bocca piena. Non posso srugnarti. Ho fatto cadere cose. Sentite, mettiamola così. Finché non faccio cadere la vecchia o la pensione della vecchia, non dovrebbero esserci troppe ripercussioni. Ecco, fatto, missione completata. Abbiamo procacciato del cibo nella foresta, sì, nella giungla, lì nella tundra, lì che cazzarola è, insomma avete capito. A posto, gatto? Oh, adesso c'è abbastanza cibo, in effetti non ci sono neanche cani. No, non è malaccio questo posto, ora che ci penso bene. Ok, c'è altro che vuoi fare? Oh, non essere stupido, in fin dei conti, Don, tu sei un gatto selvatico. Certo, come no. Che succede? Sento un rumore... Oh, la vecchia sta rientrando a casa. Vecchia, mi hai comprato i croccantini? Secondo me muore. Qua ci muore la vecchia, porca la miseria. Non mi ha ancora messo nel testamento? Che sta combinando, signora? Vuole che le porto la bombola d'ossigeno?
Cioè, no, scusi, lo strano coso su cui sgrattarsi le unghie? No, il gatto non è che ti sta per magnare, eh. Oh, non guardarmi in quel modo, Dawn. Sto benissimo. Signora, è il ritratto della salute. Ah, i dottori hanno detto che l'enfisema mi avrebbe ucciso, ma come vedi, sto benissimo. Signora, dovrebbe stare attaccata a un... ha una bombola d'ossigeno molto probabilmente. Guarda, mi dispiace che la tosse ti abbia spaventato, eh. Non sono una persona spaventosa. Avanti, vieni qua, gattina. Va bene, mi avvicino pian pianino con molta discrezione. Perfetto, con molta calma. Signora, le sgraffio via tutta la faccia, eh. Posso morderla? No, scappo via. Perché c'ho ancora un po' di ribellione. Ma qualcuno ti ha fatto del male per caso? Tu non mi conosci molto bene, ma ti prometto che con me sarai al sicuro. Guarda, ti ho anche portato qualcosa. Signora ha vinto tutto, la amerò per tutta la mia vita. Mio Dio. Ok, ok, avanti. Iniziamo a giocare, umano. Allora, devo cercare di capire dove sarà lei. Vai, perfetto. Sono un gatto inarrestabile, non pensare di fregarmi, umano. Wildcats are some of the most effective predators in the world. Certo, certo. Flexibility, eyesight and lightning quick speed. Questo è vero, questo è vero. Jump into action at a moment's notice. Ok, umano, umano, forza, più veloce, più veloce. Non ti preoccupare, posso tranquillamente superare il tuo giochino senza il benché minimo rispetto. Signora, si diverte, eh? Occhi ai polmoni, eh. Continuiamo a giocare, forza, forza, umano. Vuoi che continui a giocare? Ok, tesoro. Signora, tanto è già a terra, voglio dire. Se non si deve alzare. Che succede? Ok, la mia immaginazione sta avendo la meglio su di me. A super quark, hai rotto le palle, sono impegnato a procacciarmi il cibo e non rompere i maroni. Oh, vecchia, pensi di battere me per davvero? Direi che ci siamo divertiti abbastanza per un giorno, micetta. Umano, dammi ancora altri giochi. Ok, ok, giusto un altro po', dice lei. Ok, siamo ancora qua, partire super qua. Cazzo, non è più veloce? La bastarda ha capito. No, no, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Non rompere le balle, super quark. È che non sono abituato col controller dell'Xbox. Sono un gatto PlayStation. Quando si tratta di controller. No. No. No, ma perché mi devi costringere, gioco? Ok, mi costringe gioco, non ho cliccato io. Dai, Don, mi hai fatto male. Scusi, mi ero dimenticato di tradurre. Guarda, l'ora dei giochi è finita, eh. E ad ogni modo sarebbe molto carino se la smettessi di buttare giù i miei oggetti. Non è molto educato, sai? Sono un gatto, signora. Butterò giù anche lei dalle scale al momento giusto, quando mi avrà messo nell'eredità, nel coso. Come cazzo la si chiama? Nel testamento. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Scusate, sono un gatto, non è che conosco i termini. Nel frattempo sono passati altri 3 giorni. Sono in casa già da 6 giorni. Per un gatto dovrebbe essere quasi più che sufficiente ormai. Soprattutto se è rimasto così tanto a contatto con un essere umano. Certo, le esperienze pregresse, i traumi e via dicendo, possono avere un impatto considerevole. Ah, quindi ormai io mi rifugio qua sotto. Ok, ci saranno anche luoghi più comodi. Come quando gli compri qualcosa al gatto e lui te la ignora completamente dopo che ci hai speso proprio una cifra di euro. Signora, sa, non voglio giudicare, ma la roba che mi sta dando da mangiare è proprio la marca economica, eh. Ah, vecchia di merda. Se vuoi che sia il tuo gatto, mi devi comprare la roba quella buona. Ok. Oh, non mi fermo a guardare tutte le scritte, ok? Wildcats sharpen their claws on trees to mark their territory. Ah, sì? È per quel motivo lì? Ah, ecco. Questo è un motivo un po' più valido, in effetti. Grazie, so come funziona, in effetti. Cats retract their claws and dig them into the surface. This is a focused... Sì, finché non lo fai sul mio divano e ti spezzo le zampine. E che non puoi neanche cosargli le unghie ai gatti, perché è un problema. Aspetta, vai, sgraffia tutto. Fai vedere alla vecchia chi comanda. That's right. Retract your claws, Dawn. You need to sharpen your claws in case there's danger ahead. Ah, cazzarola, è arrivata la vecchia. Mi ha scoperto. Signora, c'era un topo, guardi, sto togliendo le tracce di sangue del topo. Mi sento molto bene. Sì, sta dicendo al gatto di allontanarsi. Scusate, mi ero dimenticato di tradurvi. Ancora un attimo, signora, ci sono quasi. Ecco qua, ora il divano. Gattaccio pestifero. Ok. Oh, Don, mi dispiace, avanti. Vieni qua fuori. Non mi fido, umano. Ascolta, so che non è stato facile per noi, eh. Non so cosa farei se non avessi anche una te come amica. Posso dirti un segreto?
Vabbè, mi avvicino anche un pochettino, dai, ok? La mia amicetta è andata dispersa un mese fa, il suo nome era Dawn, era esattamente come te. Ok, mi avvicino un altro po'. Una volta l'ambulanza è arrivata alla casa, non mi sentivo molto bene. Le luci stroboscopiche e i rumori l'hanno spaventata, la porta davanti era rimasta aperta. Non mi perdonerò mai per non averle dato un collare. Sì, ma che succede se quella gatta torna a casa? Prima o poi potrebbe capitare, non dico di no, magari qualcuno la vede. E ci sono io che ho preso il suo posto? Pensavo che se l'avessi rimpiazzata le cose sarebbero tornate un po' come erano all'epoca, ma non è mai così semplice. Oh signora, anche il carattere del gatto è da tenere in considerazione, porti pazienza. So che non sei lei, ma che ne dici se fingiamo almeno per un secondo? Va bene signora, cercherò di essere un gatto più presente. Fin dei conti è stata gentile, le ho anche sgraffiato il divano. Oh, ciao piccolo stellina, come va? Tutto bene? Perché non ti siedi qua con me per un secondo? Non mi aspettavo di dover tradurre così tanta roba. Grazie per non esserti arresa con me, sei tutto ciò che mi resta. Nemmeno mia figlia quella rompicogliombari o mi lascia stare. Posso morire in santa pace? C'ho 841 anni, figlia. Se schiatto poi erediti tutto, ti erediti anche il gatto. Ehi, perché non andiamo fuori? Ho qualcosa per te. Dicevo, lascia che viva la sua vita come cazzarola le piace. Anche mia zia che era sempre a rompere le balle a mia nonna di 85-90 anni, che mia nonna poi è morta a 102, ma vabbè, dettagli. E lasciale mangiare quel che vuole, cioè anche se muore domani mattina. Cazzo, ci ha già vissuto 85 anni, falle mangiare quella buona. Mia nonna le piacevano le salsicce, piaceva mangiare... Cazzo, non mi ricordo, sono passati una marea di anni, porca la miseria. Beh, non è giusto che ti tenga chiusa in casa tutto il giorno, no? Tuttavia, grazie a questo collare, se mai rimarremo separati, saremo sempre in grado di ritrovarci ancora una volta. Siamo una famiglia, Don. Ti prometto che non ti accadrà nulla di cattivo, ok? Noi ci apparteniamo l'uno all'altra. Allora, posso cambiare il colore... del collare. Vediamo di mettere qualcosa che faccia un minimo di contrasto. Ma non è che ci siano troppi colori. Poi sono daltonico, quindi fai così. Poi posso scegliere il tipo di campanellina. Ma che carino! Oddio, la stellina. Dai, la stellina che è un classico, ci può stare. Anche se lei è l'alba, quindi voglio dire, le stelline sono già sparite. Cazzo hai fatto? Hai sniffato erbagatta? Lui sono un attimino tutto svarionato. Ah, ehi, 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 non sono un animale d'accompagnamento, ok? Io sono un agente libero, non mi puoi fermare. Ok, la vecchia mi ha detto che il nuovo collare mi dona proprio una cifra e io ho detto, ah, davvero? Il telone che deve editare sto video sarà incazzato come una bestia, eh? Che cosa stai aspettando? Avanti, esplora! E poi ci sono anche gli alberi su cui ti puoi fare le unghie e via dicendo. No, questa non è la casa mia, io non appartengo a questo posto. Gli umani ti ingannano facendoti credere che sei speciale e poi ti abbandonano all'improvviso. Quando vuoi venire dentro, vedi di ritornare alla cucina. Vecchiaccia, ora posso sfuggirti. No, volevo buttare giù tutto. Volevo fare il gatto vandalo. Allora, prima di tutto andiamo a rompere le balle agli alberi. Che cosa buona è tanto giusta. Posso salirci? No, a quanto pare no. Ho trovato una palla, è fatta. Wildcats use their tail for balance when making sharp turns in pursuit of prey. Even if the prey happens to be a beach ball. Oh, senti, questo passa a convento? Ci fosse stato, non lo so, un bel topolone, una bella topolona. Oh mio Dio. Falcio il prato alla vecchia? Mi faccio mettere sotto dalla falciatrice? Ah, ho sentito delle leggende a proposito di questi mostri. Ma dipende dai gatti. Avevo una coppia di gatti che appena partiva la falciatrice... Minchia ragazzi, partivano in qualunque direzione. E altri gatti che stavano lì tranquilli in parte al giardino. Li potevi passare in parte, li potevi anche falciare la coda. E probabilmente non se ne sarebbero accorti. Ah, un cancelletto sul retro, eh. Vabbè, volendo potrei uscire quando mi pare e piace. Ma è abbastanza ovvio che la vita al gattile mi abbia un po' indebolito. Ma perché diavolo gli umani non utilizzano le loro zampine invece? Ah, per pescare. Mi sembra giusto, la vecchia pesca. Un po', questa porta si apre. Purtroppo, no? Aha! Ok, ho trovato un albero. Su questo posso salire tranquillamente. Ok. Sembra che non ci siano troppe prede in sto cocchio di giardino. Signora, vada a comprarmi delle prede. Uccellino! Uccellino del manga! Vieni qua, dimmi queste cose. Vieni qua, dimmi queste cose. Ma porca la miseria. Non miau, devi fare me. Porca miseria. Questo gatto non sa gattare. Ci sono più gatti di una volta. Ma che la vecchia comunque c'è una casa di tutto rispetto, un giardino bello grande. Probabilmente lei e l'eventuale marito, che deve essere già passato a miglior vita,
hanno cresciuto qua i figli, la signora è rimasta nella casa di riposo per qualche anno perché la figlia non può prendersi cura di lei, e adesso non le resta che cercare di godersi gli ultimi anni della propria vita un po' come le pare e piace. Probabilmente quando è tornata indietro lo ha fatto per il gatto. La figlia se ne deve essere un po' sbattuta le balle, se dovessi ipotizzare. Ah, sembra che non ci siano davvero... Ah, vedo solo l'ombra degli uccellini. Mi cagano in testa di solito i bastardi. Non vedo neanche bottiglie rotte in questo giardino. Beh, questo un attimino mi rassicura. Posso passare in mezzo, a quanto pare, no? Però posso passare da sopra? Sì, probabilmente viveva con qualcuno di testa di minchia, eh. Umano! Aprimi la porta! Dai, ti sto miagolando! Cagami! Umano! Ti sgratto via tutta la faccia! Au, vecchia de merda! Rimetti gli apparecchi dell'amplifon che non senti una ciola di niente! Aiù! Forse c'è altro che devo esplorare prima? Diamo un'occhiata in giro. Uccellino! Uccellino sullo stendino! Aspetta! Piccolo bastardo, vieni qua! Ok, ho sbloccato l'achievement miagola da almeno 5 uccelli. È un sogno che diventa realtà come felino. Ah, posso effettivamente andarmene! Non mi ero accorto, c'è un buco sul muro. Facciamo che per adesso decidiamo di restare, in fin dei conti. Signora, comunque sì, c'ha una crepa veramente gigantesca, eh. A meno che... Ah, beh, credo che sia obbligatorio, molto probabilmente. Vediamo che succede se provo ad andarmene. Oh, una farfalla. Ah, te la stai cercando, creatura della foresta? Ah, è una sfida? È una questione personale? Wildcats crouch in the long grass to camouflage into their environment. Silence and patience are their greatest skills. Oh mio Dio, che tratta. Vai. The wildcat must strike at the right time. Gatto, una farfalla, avanti, quanto può essere difficile. Wildcats are renowned for their agility. They can leap 6 meters horizontally and up to 3 meters vertically. Non è male, in effetti sono ottimi risultati. No judgment here, Dawn, but so far you've been a little sloppy with your hunting. Oh, ciccio, è un po' che non caccio, ero in un gattile, porca la miseria, porta pazienza. Non è che c'era molto da cacciare nella gabbietta. Vediamo di non cannarla. Diventa sempre più veloce, dannazione. Seriously, Dawn, you're an adult cat. Hunting should be easy for you now. If you want to escape, you need to practice. Umano, cominci a farmi girare le balle, eh? Cioè, insomma, ho le ovaie, non so se mi hanno operato e tutte cose, ma hai capito. Ok, eccola sulla bastarda. Sono pronto a saltare. Vai! È perfetto! Cazzaro, l'è sfuggita di nuovo! Close call. But I guess it's not entirely your fault. You were in the pet shelter for an awfully long time. Vedi? And before that, the dreaded southern household. Okay. Come on, Dawn. Don't let your species down. Sì, guarda, tutti i gatti del mondo ti stanno osservando e giudicando malissimo. Ci siamo. È il momento della verità. Ce la farà la piccola micetta a catturare quella stracocchia di povera farfallina innocente che non ha mai fatto del male a nessuno? Oh mio Dio, veloce, veloce, sì! Ce la faceva il telone, vai! Ho catturato la piccola bastarda. Ok, ho sbloccato un altro achievement perché ho azzeccato tutti i quick time. If you can't catch a butterfly in the backyard, how? Are you supposed to survive in the wild? Sì, beh, forse è meglio se resto qua in zona per cercare di migliorare il mio addestramento. Oh mio Dio, sono gli gnomi da giardino più brutti che io abbia mai visto. Quello al centro è tipo tossicodipendente. Gli altri due sono narcolettici e quello ha subito dei danni permanenti mentre si trovava nell'utero della madre, chiaramente drogata, alcolizzata, fumata e è ripetutamente caduta dalle scale tipo una ventina di volte al mese. Ma ci siamo capiti. Ok, vediamo un po' se adesso la vecchia mi fa rientrare. Sì, è giunto il momento di rientrare. Vecchia di merda. Is exhausted after her long and arduous journey. She returns empty-handed. Ma c'ho il cibo dentro, cosa rompo i maroni? Ma chi me lo fa fare di cacciare? Scusa, ma sono mica scemo. Ok, la vecchia sta cucinando. Brava donna, procurami del cibo. Procacciami del cibo. Oddio mio. Tanto lo so che prima o poi la vecchia la troviamo stramazzata al suolo e mi potrò cibare del suo meraviglioso cadavere. Oh, c'è un sacco di vecchia da mangiare. Dio, neanche troppo, eh. Non è molto in carne la signora, eh. Fosse stata una americana sarebbe stato un altro discorso. Beh, spenderò... passerò ancora un po' più di tempo a prepararmi per il mondo esterno. E poi, Olive, sarà un piacere lasciarti una volta per tutte. Qui è dove Olive nasconde la creatura che aspira. L'aspirapolvere, giusto. Io non so neanche gli animali davvero come si immaginino le cose. Donna, dammi da mangiare. Oh, hi, Dawn. Sì. I'll just be a minute. Ah, un minuto? Posso anche aspettare. Wow, ma quella è una meravigliosa gustosa bistecca. Oh, Olive, non avresti dovuto? Gatto. Oddio, la vecchia si sta allontanando. Oh, no. La bistecca, no. Gatto,
Datti una calmata. Che succede? Ok, la vecchia sta andando via. Perfetto. Vuoi dalla mia vita? No, 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 dai, non posso essere così testa di minchia. Ok, la vecchia non ha sentito un cazzo. Per fortuna, santo Amplifon. Ma che c'è bisogno di buttargli giù tutto? Gatto, dai, che ti mandano via. Ma che stracocchio. La vecchia aspettava qualcuno, perché c'è... Porca miseria, un sacco di roba sul tavolo. Ma no, anche il vino è del 2009. Porca miseria, era un'ottima annata. E la bistecca ovviamente me la magno io. Ribadisco, non c'era bisogno di devastare tutto? Gatto, quella bistecca è più grande di te. Oh, oh cazzarola, salve signora. No, giuro, era così quando sono arrivato. Signora, è contenta di aver adottato il gatto? E sentirà proprio la mancanza del vecchio. Sono un gatto orribile, sono primo a dirlo, sono un gatto orribile. Che succede? Mi sto avvicinando alla vecchia? Oh, sembra che la signorina, sempre affamata, è ritornata, vabbè, mi avvicino a Olive, dai. Voglio dire, le ho ciulato una bistecca. Devo farle capire che si può fidare di me o non mi darà altro cibo. Ti perdono, ma non farlo mai più, ok? Perché non vieni qua sopra sul divano, Olive? Forse il gatto ha capito? A posto? Ok, bravo, coccolami umano. Mi serve solo che tu mi faccia i grattini, sono qui solo per questo motivo. Dopo che l'ha magnato ci avrà anche sonno, effettivamente. Posso fare le fusa? Oh mio Dio, mi vibra tutto il controller. Ehi, non pensavo di essere ancora in grado di fare le fusa. Oh, aspetta, era questo fare le fusa? Pur non mi ricordo mai la traduzione, in effetti. Beh, magari questo posto non è poi così male. Magari non me ne devo per forza andare via subito. Sì, infatti, goditi un attimino l'ambiente e tutte cose, gatto. Chi te lo fa fare? Puoi sempre fuggire un domani? E mi risveglio nella giungla. No, beh, chiaramente è tutto nella mia testa. Sono diventato una pantera. Eh beh, giusto. Siamo praticamente cugini neanche troppo alla lontana, Dobbiamo dare la caccia a Bugs Bunny dei poveri a bassa risoluzione. Quindi sono un gatto che sogna con pochi poligoni. Ok, come che si corre così? Perfetto. Vai. The territory for a female wildcat is around 15 square kilometers. Non è poi così male, Ok, stagli dietro, stagli dietro. Cats are loyal protectors of the family dynamic. Addirittura. Dawn, where do your loyalties lie? A chi mi dà da mangiare? Aspetta, vieni qua piccolo bastardo. Ma è sparito? Ma come? Piccoli bastardi. Insegno io a fare il Bugs Bunny senza il benché minimo rispetto. Mamma, dovresti respirare quell'ossigeno due volte al giorno. Perché me lo stai nascondendo? Ma no, non volevo causare un problema, figlia mia. Ho bisogno che tu faccia ciò che dicono i dottori. Non vivo più in parte a te come una volta. Scusa se ti ho fatto preoccupare. Preoccuparmi? Mamma, è il mio lavoro, ok? Ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io, tesoro. Ok, scusate, ma non mi... parlano molto velocemente, purtroppo. Ok, riprende la mia caccia. Signore, lei dovrebbe cominciare a star zitto. Perché il telone che deve editare il video sta bestemmiando. Lo so perché sono quel telone e sto aggiungendo una parte. Dai che sei qua. Dai che ci sei. Sì, ma scusi, ma perché sento il commentary anche nella mia testa? Ehi, mamma, mi stai ascoltando? Signora, che fa ride? Che succede? Io no, se mi ci muore la vecchia, porca la miseria. Aia, acqua ci schiatta, ve lo dico io. Mamma, se continui così ti dovrò rimandare in ospedale. Sì, dai, è la prima volta che rido dopo tanti mesi, lasciami stare. Don sta sognando, sembra che stia correndo probabilmente nel suo sogno. Don, il gatto? Sì, la mia piccola è ritornata. Sì, bravo, menti alla figlia. Ma pensavo che fosse scappata. Sì, beh, lo era scappata, ma l'ho ritrovata al gattile. Perché non l'hai lasciata lì, mamma? Quelli del gattile potevano occuparsi di lei, in effetti. Mamma mia, ho la figlia, devo sempre rompere le palle. Ah, non è ancora finita, guarda, parto subito anche durante la cutscene. Sì, ecco, un coniglio del genere ci mangiamo i 26, È un gatto, come pensi di poterti occupare di lei? Ah, ma la pena riesci a prenderti cura di te stessa. Ma è la mia famiglia! Io sono la tua famiglia, mamma. Figlia mia, non ti comporti come se ne facessi parte. Wow, stanno cadendo rocce gigantesche. Ok, il mio sogno sta decisamente peggiorando. Io continuo a correre. Probabilmente là fuori c'è il temporale e sta avendo un effetto sulla mia psiche, sul mio subconscio. Madre di tutti i conigli, è quello che cos'è? Ce la posso fare? Lo posso cacciare? Abbiamo la tecnologia? Quello è mio, non mi sfuggirai? Lo posso prendere? Mi domando effettivamente come siano i sogni degli animali, Mi domando come siano i pensieri degli animali. Ce la puoi fare? Ce la puoi fare? Ho fiducia in te. Ce l'ho fatta! Dica?
Why are you sticking around? Ah beh, faccio la voce grossa, insomma il mio golio grosso, perché devo atteggiarmi o per il resto sono un gatto proprio amorevole e pacifico. Oh oh, è successo qualcosa, signori? Mi sono svegliato, la vecchia non c'è. Oh no, questa situazione non promette bene. Tuttavia, gente, abbiamo un problemone. Per questo episodio allora ci possiamo fermare qua. Vi ricordo che c'è l'offerta per Ion Classic e tutte cose. Lì ne ho parlato all'inizio del video. Ehi, l'avete visto? Qualcuno mi stava guardando, c'era un gatto lassù. Ok, questa non me l'aspettavo. Forse che sia la Dawn originale. Ah, dicevo allora, vediamo adesso se continuare la serie, perché non è un gioco molto lungo, in un paio di ore, quindi 4 episodi probabilmente. Dovrei riuscire a portarlo a termine. È carino, impegnativo per me come editor e come traduttore, ma per il resto devo dire che è carino. Mi domando come si complicherà la trama se la vecchia si schiatta. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio abbandonare il gattile e poi vi sgraffio tutta la cena. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!